Credo che questo sia il momento più imbarazzante di tutti i Mobile World Congress a cui ho partecipato. Questa è una banana, e questo è il nuovo Nokia 8110 e sono la stessa cosa, solo che uno dei due può telefonare, e ovviamente questo. E cos'altro può fare? In pratica io posso la banana perché cosa può fare? Cioè, c'è una tastiera nascosta, slide come vedete, e in pratica se qualcuno ci chiama, perché è l'unica cosa, non è proprio l'unica cosa che può fare, ma può fare poche cose, ma principalmente può telefonare. Tra l'altro è 4G, lo dico adesso e non lo dico più. Quando qualcuno vi chiama potete rispondere alle telefonate senza alcun tipo di problema, semplicemente facendo uno slide e accentuando ancora di più la sua forma banana. La cosa impressionante è che sul retro ha anche una fotocamera da 12 megapixel per fare selfie con la banana. E tralasciando il fatto che in questo video io dica tante volte banana, potete tranquillamente anche andare in una sorta di store e scaricare applicazioni come Maps, Gmail e Assistant. La cosa incredibile è che questo non è uno smartphone Android, ma è semplicemente un feature phone con un sistema operativo basato su web, quindi le applicazioni sono quelle che trovate online, verosimilmente Gmail sarà quello che si troverà online. Il prezzo di listino di questo dispositivo dovrebbe essere di circa 49 euro e si dice che si può comprare anche dal fruttivendolo, non solo su Amazon, tra l'altro Amazon, Amazonia, Banana, insomma roba simile. Posso finire il video? Sì.